ragazzi, Ciao a bentornati tutti. sul canale, fine giugno, ed è ora di scoprire cosa ha comprato Joe questo mese. Gli sono entrati tanti di quei libri che poi si stupisce come mai la sua pila non cala. Il Tanti mio no, italiano sta solo facendo 10, schifo, ma va 10. bene. No, in realtà ne ha presi 9, uno gli è stato regalato, non da me questa volta, Ok, stranamente. allora partiamo dall'inizio. Primo Partiamo libro dalla che ho fine. comprato è Lo stupore della notte di Pier Giorgio Puglisi. Edito da Rizzoli, nella serie Nero Rizzoli, prezzo di euro 18, ma noi l'abbiamo pagato un po' meno. Poi proseguiamo. Visto abbiamo approfittato dell'offerta annuale Sì, Einaudi, perché e io volevo il telomare. quindi con due Einaudi compravamo il telomare, alla fine ho preso questi due Einaudi, due libri che volevo da tempo, Mojang, Il supplizio del legno di sandalo, e 13,50 euro, me l'avevo pagato un po' meno visto che c'era Sì. sconto, e Philip Roth, il teatro di Sabbath, 14 euro, tutti e due ovviamente della serie Einaudi, uno è un super ET e l'altro è Pure. pur. Considerando che il Tiro in Audi lo danno solo con intascabili, direi che Proseguiamo. Poi al mercatino dell'usato di Como abbiamo fatto un siamo andati a giretto. Como a rubare i libri a Nick. Nick, che Sì, se lo conoscete, quello. è il cretino. È Vabbè, quello cioè, cretino. è quello del canale Duca Pompi. No. Sì. Allora, ho preso, visto che io sono un amante della serie di Bernard Cornwell, quella dedicata a Sharp, ho preso Le Aquile di Sharp, che è il settimo romanzo, penso, della serie. Ne ho già letti 5, uno ce l'ho in attesa. E Longanesi, l'abbiamo pagato appena 5 euro perché, ovviamente, è usato. Stessa cosa per Andrea Fazioli, Come era milionario, una banca svizzera, edito da Thea, un altro libro di un autore che volevo conoscere, e ho approfittato di questa offerta al mercatino dell'usato, 2,20 euro, imperdibile. E poi, visto che a Como abbiamo incontrato Luci Benedetti del. No, anche Nave, no, però ci segue sempre, quindi abbiamo incontrato. Salutiamo Luci, saluta. Ciao, ciao. E ci Devo fare siamo. una battuta idiota, salutiamo Luci. No, vabbè. E lei ci ha regalato, ha regalato un libro a me, uno a lei, a me ha regalato questo di George Simenon, Un delitto in Olanda, ci ha fatto anche la dedica, vedete, con affetto e simpatia, un piccolo pensiero per ricordarti di me, Luci. Abbiamo fregato i libri a Nick, a Mercatopoli. Oh, andiamo avanti. E poi l'ultimo ordine, o meglio, prima ho comprato un libro da libraccio, che sarebbe un libro a metà prezzo, che però, come vedete, è nuovo, intonso, ma è toccato. Non so perché la Soprattutto se gente. lo fai vedere al muro lo vedono di No, vabbè, certo. no, l'abbiamo pagato a metà prezzo, 8 euro. Comunque, Sellerio ce n'è a modo nostro, che costava, mi pare, sui 15 euro, qualcosa del genere, e l'abbiamo pagato 8, quindi un'ottima offerta. E poi l'ultimo ordine che abbiamo fatto un triplice ordine. E sono arrivati tre libri, uno Come una famiglia di Giampaolo Simi, edito pure questo da Sellerio, prezzo Felibri. di copertina 15 euro, è un autore che mi piace molto, gli ultimi ce li ho tutti, i suoi, Soprattutto la particolarità di questo libro. è il seguito del precedente. No, nel senso che Simi non ha quasi mai utilizzato lo stesso personaggio, invece stavolta recupera il. Mi sta tenendo il collo. Sì, perché non devi guardare me. Recupera il Dario Corbo, che è il protagonista di La ragazza sbagliata, ed è proprio lui il protagonista di questo libro, Come una famiglia. Poi, un libro che avevo già adocchiato al Salone del Libro di Torino, edito da Iperborea, Uno scialla corto d'Europa di Kader Abdollah. Prezzo di copertina 19,50, qualcosa in meno acquistandolo online, però. Vabbè, comunque un libro da cui mi aspetto molte cose perché l'avevo già sfogliato al salone e mi ispirava, l'ho lasciato decantare un po' e poi mi è venuto voglia di acquistarlo. Ed infine, un altro bel thrillerozzo, che è il primo di una serie che si chiama Harry Jones Serie, si intitola Il giorno dei Lord di Michael Dobbs, che ricorderete come autore di The House of Cards, quella di cui hanno fatto la serie TV, prezzo di copertina. Porco di ciabare dietro, leva la fascetta, lo La trovi. fascetta, non so, 16 euro, anche questo un po' scontatino, la serie Dark Side di Fazzi,
E bon, questi sono i 10 libri che da questo mese sono entrati ufficialmente a far parte della mia libreria. C'è altro da dire? Mi guardi con uno sguardo molto, come dire, chiesto pirla. Ciao a tutti! Alla prossima!